Tragico fatto di sangue ieri sera alle 19.30 nel cuore del centro storico di Pescara in via De Amicis, a pochi metri dalla sede RAI. La vittima si chiamava Italo Ceci, ex componente della banda Battestini, molto conosciuta in regione. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola alla schiena e uno al braccio mentre abbassava la saracinesca del negozio di proprietà del cognato. Il sicario sarebbe fuggito in auto. Sul posto sono arrivati subito il comandante provinciale dei carabinieri Marcello Galanzi, il questore Paolo Passamonti, oltre alla polizia scientifica, alla squadra mobili, alle volanti e ai carabinieri. Ceci aveva abbandonato l'ambiente malavitoso ormai da circa 15 anni e nel quartiere era ben voluto dalla popolazione. È stato un testimone ad aver dato l'allarme, racconta di aver sentito tre colpi di pistola e aver trovato Ceci per terra moribondo. L'uomo sarebbe poi morto durante il tragitto in ospedale. Il testimone ha raccontato inoltre di aver visto un solo uomo fuggire in auto, una Punto rossa contromano. Sul posto, tra due saracinesche, la polizia scientifica ha trovato dei frammenti di ogiva, dai quali però non è possibile risalire all'arma usata. Addosso Ceci aveva cellulari e soldi, per cui è stata subito esclusa la pista della rapina. Era considerato da molti abitanti il faro del quartiere, quel faro che evidentemente deve aver dato fastidio a qualcuno, quel qualcuno è il suo assassino, che non ha ancora un nome e un volto, che ha deciso in una sera di gennaio alle 19.30 nel cuore del centro storico di Pescara, con tre colpi di pistola, di spegnerlo per sempre. E ora la polizia è sulle tracce del killer.